Saccone. Ora il senatore De Vecchis, sempre per 5 minuti. Grazie Presidente. Quando penso a Roma, la prima parola che mi viene in mente è amor. Amore per questa città, culla del diritto, centro della cristianità. 6.000 chilometri di strade dove si stratificano 3.000 anni di storia. Sede di 3 ambasciate presso la capitale, le organizzazioni internazionali e la Santa Sede. Roma, che all'interno dei suoi confini vanta un museo a cielo aperto. Roma, che si estende in un territorio che potrebbe contenere 8 delle principali città italiane e ben 9 capitali europee. Le cito: Amsterdam, Atene, Berna, Copenaghen, Dublino, Lisbona, Parigi, Vienna, Bruxelles. Il 150° anniversario di Capitali d'Italia deve essere l'occasione per impegnarci tutti insieme, senza steccati ideologici e logiche di appartenenza di partitica, affinché Roma torni ad occupare uno spazio importante, sia nel contesto nazionale ma anche internazionale. Roma deve riappropriarsi del suo fondamentale ruolo di traino economico e soprattutto culturale, che la storia le riconosce da sempre. Roma, capitale della cultura europea. Roma, capitale della cultura europea. Non deve soltanto essere uno slogan, ma un impegno che oggi tutti noi dobbiamo prendere in quest'Aula, votando questa mozione. Roma, orma. Restituire la giusta dignità che merita la capitale d'Italia significa seguire da orma quella traccia che segna il giusto cammino. Quel cammino per far sì che questa città torni ad essere grande nel mondo, ma anche capace allo stesso tempo di farsi piccola e prendersi cura di tutti i suoi cittadini, nessuno escluso. Una città che deve ambire ad una maggiore autonomia di funzioni, sia per governare il suo nome patrimonio storico, sia per la gestione efficiente di una macchina amministrativa così complessa. Roma, infatti, è una delle poche capitali che a livello mondiale non gode di una particolare autonomia. L'alta direttrice, infatti, deve essere un intervento che possa seguire quella che è il decentramento municipale. Data l'ampiezza del suo territorio, come accennavo prima nel mio intervento, e l'elevata densità demografica, la città di Roma, stante il suo particolare status, non può essere governata in modo esclusivamente verticistico e centralizzato. L'esperienza amministrativa dimostra che, soprattutto in enti territoriali molto estesi, il decentramento puntuale e non generalizzato può essere la chiave per migliorare la qualità dei servizi al cittadino in termini di maggiore efficienza. E noi a questo ci teniamo, al bene dei cittadini. Ecco perché sarà necessario procedere a conferire ai municipi delle specifiche funzioni amministrative, per cui esercizio risulti più efficiente la devoluzione ad ente di prossimità, e di conoscere una maggiore autonomia finanziaria di spesa finalizzata all'erogazione dei servizi ai cittadini e ai residenti. L'obiettivo in questo caso è incentivare l'azione amministrativa decentrata nei municipi che in altri enti sarebbero città, attraverso il conferimento di nuove funzioni e il riconoscimento di maggiore autonomia finanziaria, quest'ultimo anche quale meccanismo premiale della gestione virtuosa ed efficiente. Roma, amor, orma, la strada che ci porterà ad una rinascita di questa città, la città eterna, non può che essere incarnata nell'amore proprio per la città. Roma, amor, orma. Viva Roma, grazie. Grazie, senatore.